Forse le cose mie migliori le ho scritte nella città e in questo caso le ho scritte a Milano. Una volta che mi ero portato i miei strumenti al mare e avevo questa natura bellissima fuori, però non riuscivo a trovare una vera ispirazione da questo, perché per poi concentrarsi veramente uno non ha bisogno di guardare fuori, ma ha bisogno di guardare dentro. Ho sempre amato ascoltare tutta la musica senza preconcetti e con grande curiosità. E poi ci sono alcune cose che mi hanno colpito, che ho coltivato, come appunto la musica del Mali, così come alcune esperienze del rock. Penso che l'ispirazione sia una fonte che ci aiuta a trovare quella composizione, quella specie di equilibrio magico tra le fonti esterne ed interne, le riflessioni, i pensieri, la nostra storia, le cose che abbiamo acquisito, ereditato. La musica può aiutare tantissimo a mettere in moto delle cose negli altri, e questo è una delle cose che mi piace di più e che riscontro con piacere quando mi scrivono che qualcuno ha scritto una poesia o ha dipinto qualcosa o ha semplicemente vissuto una giornata diversa con la mia musica. Riconoscersi, riconoscere la propria faccia, i propri pregi, i propri difetti. E ritrovarsi dentro, quindi quando riesci ad arrivare a un risultato che ti appartiene completamente, quello alla fine è il tuo stile.